Buongiorno a tutti, anzi, buonasera. Con 3 anni di rappresentanza Liti e Blaise Pascal, con 3 anni di giunta esecutiva, 2 anni di rappresentanza a scuola zoo, 1 anno di comitato di valutazione dei professori e 1 anno di Parlamento dei giovani in cui ho rappresentato Foggia e provincia a Bari, vi do un consiglio: quest'anno al Pascal votate lista 2, a modo vostro. Vi do questo consiglio perché conosco ogni membro della lista, conosco molto bene il capolista, collaboro con loro e ho dato una mano molto grande ad Andrea al fine di formare questa lista. Andrea e gli altri membri della lista hanno delle caratteristiche peculiari che, unite, a mio parere, potranno creare un ambiente di rappresentanza meraviglioso. Andrea ha una caratteristica di una capacità oratoria e delle caratteristiche legate al mondo del calcio, al mondo dello sport, molto molto importanti. Mi assomiglia per molti versi, ovviamente esclusa la parte calcistica di cui non capisco niente. Sabrina ha una conoscenza nell'ambito della rappresentanza superiore a tanti altri. Ha affiancato noi rappresentanti per 1 anno, sta presentando l'assemblea, ha collaborato con noi, ha dato progetti, idee. Luigi invece ha idee innovative, nuove, creative. Per quanto riguarda Beatrice, si vede che ha tanta voglia ed è pronta a essere rappresentante. Unire un ambiente di rappresentanza con caratteristiche come la capacità oratoria, le conoscenze, l'innovazione, la tanta voglia, secondo me, crea una lista di rappresentanza che non può fare altro che migliorare la scuola. Detto ciò, vi do un consiglio: quello di votare. Votare il meno peggio, ma votare, perché avete un compito, o meglio, un diritto, quello di votare chi vi dovrà rappresentare all'interno del Consiglio d'Istituto. E se proprio non volete votare il meno peggio, votate il migliore, che non è altro che lista 2, a modo vostro. Un bacione, buon anno scolastico e in bocca al lupo a tutti i candidati. Ragazzi, per chi votate? Lista 2! Lista 4! Tu hai scafo, tu hai scafo, tu hai scafo. Ciao a tutti, sono Andrea Nunziante della classe 4M e quest'anno ho deciso di candidarmi in lista 2, a modo vostro. Uno dei punti fondamentali di questa lista è quello di dare voce a tutti, voce a chiunque, perché uno dei compiti del rappresentante è quello di valorizzare ogni singolo alunno. Uno dei punti della lista a cui tengo particolarmente è l'organizzazione del torneo di calcetto che si terrà all'esterno della scuola. Convocheremo un'assemblea dove sarai tu a decidere luogo, data e svolgimento di quest'ultimo. E tu, mi raccomando, il 21 novembre fai la scelta giusta. Voto a lista 2, a modo vostro. Buongiorno a tutti, sono Sabrina Di Piase e quest'anno mi sono candidata come rappresentante a lista 2, a modo vostro. Mi è sempre piaciuto fare il rappresentante e quest'anno ci voglio provare. Mi sono candidata perché mi piace il ruolo del rappresentante, stare a contatto con i ragazzi, i professori e la preside. Faremo molte assemblee insieme e molte feste. Votatemi e votate lista 2. Un bacione. Buonasera a tutti ragazzi, sono Di. E mi sono candidato come rappresentante dell'istituto perché sono una persona che piace fare delle responsabilità, essere in contatto con la gente e tutti quegli altri motivi che portano un ragazzo a candidarsi e che possono anche farsi i cazzi propri. Volevo ringraziare di cuore tutti quanti coloro che decideranno di riporre in me e nella mia lista, ossia lista 2, la propria fiducia, per il quale potrebbe esserci un particolare ringraziamento. E vi esorto a fare la scelta giusta, che non sempre è quella apparentemente più ovvia. Buonasera da me e dalla mia canottiera. Ciao, sono Beatrice Riduccio, ho 16 anni e frequento la classe terza C. Perché mi candido? Io, come gli altri rappresentanti della mia lista, siamo delle persone che quando fanno qualcosa si impegnano e ci mettono sempre la faccia. Per questo abbiamo deciso di candidarci, perché crediamo di essere pronti a prenderci questa responsabilità. Votatemi, votate lista 2. Chiacchierò, votate lista 2. Il 21 novembre fai la scelta giusta, vota lista 2. Il 21 novembre vota lista 2. Il 21 novembre fai la scelta giusta, vota lista 2. Novembre, votate lista 2. Fai la scelta giusta, vota lista 2. Il 21 novembre votate lista 2. Il 21 novembre vota e fai votare la lista 2. Il 21 novembre fai la scelta giusta. Il 21 novembre fai la scelta giusta, vota lista 2. Ragazzi, il 21 novembre votate lista 2. Lista 2, hashtag, a modo vostro. Votare lista 2 per la serietà di questi ragazzi che hanno tanta voglia di fare e di rappresentarci. Pertanto, hashtag a modo vostro. Il 21 novembre fai la lista giusta.